Si tratta di, naturalmente, di lavori, sono matite e pastello, sono immagini di Montesilvano, infatti per me la chiamo, c'era una volta Montesilvano. Dico brevemente che sono state realizzate per una mostra fatta su al borgo di Montesilvano in occasione di un evento di Accendiamo il Medioevo. A questo evento partecipò naturalmente il sindaco. E lì nacque questa l'ipotesi appunto di donare il corpo delle opere al comune per stare in permanenza, anche perché queste opere non sono un elenco di tutta la donazione che ho fatto alla Fondazione Pescara Abruzzo, che mi sta realizzando un museo a Pescara, il Museo dell'Agrafe, che sono un incisore. A me ha colpito molto di tutte quelle opere lì, stranamente via Marinelli. Perché, diciamo, vederla oggi e poi aver trovato, innanzitutto si tratta della traduzione grafica di vecchie foto dell'epoca, queste opere qui. Quindi rivedere com'era allora e vederla adesso, insomma, direi che quella immagine lì dà proprio il senso della trasformazione che è avvenuta in questo periodo, insomma, in questo tempo. Un passato che è rappresentato in questi bellissimi disegni di un artista importante come Mimmo Sarcapone, che ha voluto donare queste opere alla città. E noi abbiamo pensato di quale miglior posto se non il Palazzo Città per ospitare questa galleria che rappresenta appunto la Montesilvano che c'era e che in qualche modo anche oggi, benché trasformata, continua ad essere una città bella, viva, insomma, che tanti turisti continuano a visitare ed apprezzare.